Nel villaggio di Hakim gli abitanti si mettono a correre in ogni direzione. Hakim corre, come tutti gli altri. Vuole tornare a casa, ma la sua casa è stata distrutta. Non c'è più nessuno. Hakim grida. Afferra la mano di un uomo che cerca di aiutarlo, ma quello corre troppo veloce. Hakim resta solo in mezzo alla folla. Ha paura. Vuole ritrovare la sua famiglia. Cari papà, oggi parliamo di questo libro, Hakim Corre, edito da Baba Libri, in collaborazione con Amnesty International. Questo libro parla di un bambino che deve fuggire dalla guerra. È un bambino sereno, è nel suo villaggio, scoppia la guerra e si ritrova in mezzo alle bombe. Deve correre, deve salvarsi. È una storia triste e toccante. E come papà credo che dobbiamo proporre ai nostri figli libri che li facciano pensare, libri che raccontino storie diverse. Siamo per i libri educativi, siamo per i libri che intrattengano, siamo per i libri divertenti, siamo per i libri luminosi, ma dobbiamo anche sposare la causa di certi libri che raccontano storie che non vorremmo ascoltare. Hakim Corre è una di quelle storie. Io l'ho proposta ai miei figli ed è stato bello vedere i loro occhi, osservare le immagini e perdersi dentro i disegni. Disegni meravigliosi che non violentano la vista con scene truculente o scene di guerra emotivamente troppo forti, ma che con un pastello delicato e dolce lasciano spazio al non detto, all'immaginazione. È più il carico emotivo del libro che trasporta il lettore in quell'altrove che la guerra, che la disperazione, che la paura, piuttosto che le immagini. L'equilibrio fra il testo e l'immagine è davvero perfetto ed è adatto ai nostri figli e dobbiamo avere il coraggio e la forza di considerarli abbastanza forti da poter leggere storie di questo tipo. Perché se noi abbiamo questa forza sarà anche la loro forza. Hakim Corre lo stiamo presentando in una libreria chiusa, una libreria che forse non aprirà mai, mai più. È la Pecora Elettrica, che è stata incendiata il 25 aprile la prima volta e poi qualche giorno fa per la seconda volta. Questa è una libreria in cui noi abbiamo fatto tante cose, in cui molti libri sono stati presentati qui e che proponeva un panorama di libri per bambini adatto a crescere sani, forti e autonomi e liberi nel pensiero. Hakim Corre è il libro adatto da presentare in questo momento, perché come Hakim deve salvarsi dalla guerra, deve fuggire, deve correre, lo stesso a volte dobbiamo fare noi se siamo in pericolo. Dobbiamo correre via. Non possiamo permetterci il lusso di rimanere fermi e immobili. Però, se c'è la possibilità di correre via da qualcosa che ci vuol far male, che ci vuol distruggere, c'è anche la possibilità di correre verso qualcosa che ci può far star bene, verso qualcosa che può sostenere il nostro progetto, la nostra vocazione, il nostro desiderio di riscatto. Quindi se Hakim corre via dalla guerra, Hakim corre anche incontro alla sua famiglia. E allo stesso modo noi qui oggi ci chiediamo che senso abbia tutto questo, incendiare le librerie, far del male a un territorio. Ora non ho una risposta a tutto ciò, però so cosa desidero. Desidero correre verso il senso di famiglia, di appartenenza che stimola e ispira la mia vita. Allora cari papà, vi propongo questo libro perché sono fermamente convinto che quando si è papà di un figlio, si è papà di tutti i bambini del mondo.